Dobbiamo fare in fretta, perché sennò viene la nebbia. Senta, sì. Ma chi è quella ragazza che è rimasta sola? Quale ragazza? Quella là? Sì. Ma non lo so. Non lo so, non la conosco. Ha sostenuto gli esami di idoneità, la terza classe di segreteria. Professore, tutto il tempo è rimasto assorto nei suoi pensieri, non sappiamo chi. Va bene ragazzi, allora aspettatemi in piazza, che arrivo. Ok. Ok. Andate avanti. Ok. Ciao, come ti chiami? Rita, ma non frequento questa scuola. E infatti non ti ho mai visto. Oggi ho sostenuto gli esami di idoneità alla terza classe di segreteria. Ah. Senti Rita, perché non vieni con noi a fare una passeggiata qui per le strade di Erice? Dai, siamo insieme tutto il pomeriggio. Ma devo andare via adesso. Devi andare via? Allora vieni? Allora possiamo andare, vieni, andiamo, dai, raggiungiamo gli altri. Via ragazzi, andiamo! Ragazzi! Ehi, professore! Eccoci qua! Professore libero, lei però sempre in ritardo! Ma che c'è? Allora, lei è Rita e viene con noi tutto il pomeriggio, va bene? Dobbiamo inglobarla nel gruppo. Avanti, okay. Ve l'affido. Ciao Rita, verrai con noi a condizione che ci fai un bel sorriso, va bene? Dai, forse andiamo. Andiamo? Andiamo ragazzi. Sorridiamo, così sorride anche Rita. Ah, che bellezza, ma guardate ragazzi. Guardate che panorama straordinario. Ma guardate la bellezza davvero, È una scenografia perfetta, Per un teatro greco. Guardate. Fa venire voglia di recitare, no? A voi no? Che facciamo? Ci proviamo? Chi si cimenta? Chi ce la fa? Dai, un po' di coraggio! Professore, nessuno di noi è capace a recitare. Se lo immagina Giacinto che recita Amleto. Simpatico. Beh, Shakespeare diceva che tutto il mondo è teatro e che gli uomini e le donne non sono altro che gli attori con le loro entrate e le loro uscite. Che ognuno di noi, nella nostra vita, ogni persona, è destinato a fare certe parti. È vero? Che cosa vi ricorda un balcone come questo, Quale tragedia d'amore? È palese, Raperonzolo, no? Ma come Raperonzolo? Raperonzolo, vagamente, a me ricorda un cocktail di verdure. Ma che ridete, ignoranti? È una fiaba scritta dai fratelli Grimm. La fiaba racconta di un principe che si innamora di una fanciulla che vive in una torre. Lei teneva lunghi capelli dorati legati ad una treccia, con il quale il principe saliva per raggiungere la sua bella. La torre era senza porte, senza scale e senza balcone. C'era soltanto una finestra. Come sei precisina, non c'era il balcone. L'unico balcone che conosco è quello di Giulietta. Brava, Romeo e Giulietta. Io conosco quello di Tosca. Quello di Tosca non era un balcone, erano gli spalti di Castel Sant'Angelo. Prof, ma chi era Tosca? Tosca era la protagonista di un dramma francese, di Sardou, che il nostro meraviglioso musicista Giacomo Puccini ha visto a Parigi e ha deciso di farne un'opera lirica. Un'opera lirica che ha avuto un successo enorme, grandissimo, con una musica meravigliosa come tutti conosciamo. Ma, Rita, stai attenta, scendi di lì che è pericoloso. Tosca era una famosa cantante, una donna con uno spirito forte, estremamente appassionata, che difendeva il proprio amore con un coraggio estremo fino alla morte. Uno spirito libero, e libertava cercando che essi cara, come sa chi per lei vita rifiuta.
lo dice Dante. E adesso, ecco qua, ho fatto dei biglietti, ve li distribuisco, e su qui ci sono delle frasi e dei versi celebri, come nei cioccolatini, perché dobbiamo nutrire il corpo, ma con la poesia nutriamo anche l'anima, va bene? Ecco, Narciso. Gardenia, giacinto, ciclamino, iris, viola, giglio, rosa, margherita e Rita. Allora, vai Narciso, via con Shakespeare! To be or not to be? Essere o non essere? Questo è il problema. Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Rinnega tuo padre e rifiuta il tuo nome. Oppure, se non vuoi, giura che sei mio e smetterò di essere una Capuleti. Dalle mie labbra le tue hanno tolto il peccato. Un cavallo, un cavallo! Il mio regno per un cavallo. Ecco, da Riccardo III a Pirandello. No, signori, per me io sono colei che mi si crede. Ah no, volti la pagina, signora, volti la pagina. Se lei volta la pagina vi legge che non c'è più pazzo al mondo di chi crede d'aver ragione. Confidarsi con qualcuno, questo sì, è veramente da pazzo. L'educazione è la nemica della saggezza, perché l'educazione rende necessarie tante cose di cui, per essere saggi, si dovrebbe fare a meno. Perché civile? Essere civile vuol dire proprio questo. Dentro neri come corvi, fuori bianchi come colombi, in corpo fiele, in bocca miele. Basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità e nessuno le crede. E tutti la prendono per pazza! La pazzia, signore, se ne va spasso per il mondo come il sole. E non c'è luogo in cui non risplenda. Dalla dodicesima notte al Teatro Greco. Formiamo un coro come nel Teatro Greco perché ora c'è Sofocle. Rita, tu sarai Antigone. Dunque, io non mi fermerò, qualora eventualmente non abbia le forze. Innanzitutto, non conviene perseguire le cose realizzabili. Questa è colei che ha compiuto l'azione. L'abbiamo vista mentre lo seppelliva. A te dico, che pieghi il capo a terra. Ammetti o neghi di averlo fatto? Sì, sono stata io. E cosa potrai farmi? Uccidermi? Né ora né mai potrò capire le tue ragioni. Allo stesso modo neanche tu potrai mai condividere le mie. E se tutti questi qui presenti fossero stata gente libera, darebbero forza alle mie parole, ma non hanno il coraggio di farlo. Chi detiene il potere ha molti privilegi, può dire e fare quello che vuole. E l'altro che ti è stato ucciso, non ti era pure fratello? Lo vuoi capire? Quello che è caduto non è un servo! È mio fratello. Solo col tempo capirai. Solo con l'acqua ti purificherai. Solo con un mantello ti coprirai. Ma col passare dei giorni e delle notti. Tu da che cosa e come ti proteggerai? Forse dalle grandi delusioni. Forse dalle grandi sofferenze. Forse dai no detti dalla gente. Dagli sguardi che ti accusano per ciò che tu ritieni giusto. Forse dall'amore puro e sincero che credi di vivere. No! Niente ti proteggerà dalle tue paure. Niente ti proteggerà da un mondo che non sarà tuo.
Non mi preoccupa il fatto che dovrò morire, ma che non riuscirò mai ad essere amata da nessuno. Vorrei tanto poter avere Nicola qui accanto a me, poter avere le sue carezze, i suoi abbracci. Nessuno potrà mai capire quel vuoto che c'è dentro di me, quel vuoto incolmabile. Sei ancora piccolina. Zio Paolo, lei mi ha insegnato che raccontare la verità aiuta a rimanere sereni e a posto con la propria coscienza. Non voglio più che altri padri e fratelli vengano uccisi dalla mafia, e sino a quando ci sarà lei al mio fianco, io non avrò paura di parlare. Fermi la lingua longa e amica respiri! Rita, non ti immischiare, non fare fesserie. La morte di una qualsiasi altra persona sarebbe apparsa scontata davanti ai nostri occhi. Saremmo rimasti quasi impassibili davanti a quel fenomeno naturale che è la morte del giudice Falcone. Per chi aveva riposto in lui fiducia, speranza, la speranza in un mondo nuovo, pulito, onesto. Era un esempio di grandissimo coraggio, un esempio da seguire. Con lui è morta l'immagine dell'uomo che combatteva con armi lecite, contro chi ti colpisce alle spalle, ti pugnala e ne è fiero. Giudici, magistrati, collaboratori di giustizia, pentiti di mafia, oggi più che mai hanno paura, perché sentono dentro di essi che nessuno potrà proteggerli. Ascoltiamo, vediamo, facciamo ciò che ci comandano. Alcuni per soldi, altri per paura. Magari perché tuo padre è un boss e tu come lui sarai il capo di una grande organizzazione, il capo di uomini che basterà che tu schiocchi un dito e faranno ciò che vorrai. Ti serviranno, ti aiuteranno a far soldi senza tener conto di nulla e di niente. Loro non hanno cuore e tantomeno hanno. L'unica speranza è non arrendersi mai, finché giudici come Falcone, Paolo Borsellino e tanti altri come loro vivranno, non bisogna arrendersi mai. E la giustizia e la verità vivrà contro tutto e tutti. Prima di combattere la mafia, devi farti un alto esame di coscienza. E poi, solo dopo aver sconfitto la mafia dentro di te, solo allora puoi combattere la mafia che c'è nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi, è il nostro modo sbagliato di comportarci. C'è un altro mondo, fatto di cose semplici, ma belle, di purezza. Un mondo dove sei trattato per ciò che sei, non perché sei figlio di questa o di quella persona. O perché hai pagato un pizzo per farti fare un favore. Ora che è morto Borsellino, nessuno può capire quel vuoto che ha lasciato nella mia vita. Borsellino, sei morto per ciò in cui credevi, ma io, senza di te, sono morta. Forse un mondo onesto non esisterà mai. Ma chi ci impedisce di sognare?
Forse, se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo. Mm-hmm.